Buongiorno, buonasera insomma, sono Enrico Valtellina, collaboro con la cattedra di psicologia dinamica all'Università di Bergamo con Pietro Barbetta e sono stato invitato a parlare di una mia dedizione che ormai procede da una ventina d'anni. Nel 2000 hanno aperto Scienze dell'Educazione a Bergamo, servivano cultori per fare gli esami, cose così. Io facevo il bibliotecario part-time. Un docente veniva in biblioteca, mi ha chiesto di collaborare con l'università e il primo anno era una cattedra di didattica generale, disciplina che non mi appassionava per niente. Poi è arrivato un docente più titolato in quello con cui collaboravo, che si è preso la cattedra di didattica generale e gli ha lasciato una residuale che era di pedagogia speciale. Quanto poco mi interessava la didattica generale, tanto mi sono appassionato alla pedagogia speciale, quanto che pedagogia speciale sia una denominazione abbastanza orribile, nel senso che quello che cosa c'è di speciale nella pedagogia speciale dovrebbe essere tutta la pedagogia speciale o nessuno, insomma. E quindi, oltre a fare le cose da cultore, fare gli esami, seguire le tesi, mi sono messo a... Cioè, con il docente abbiamo cominciato a fare ricerca sul tema della pedagogia speciale, ovvero sulla disabilità. In Italia il discorso non era appassionante, nel senso che negli anni 70, sull'onda della deistituzionalizzazione, anche il discorso sulla disabilità ha avuto un'accelerazione forte in termini che hanno portato l'Italia negli anni 70 ad essere all'avanguardia rispetto ai discorsi con l'integrazione scolastica, la chiusura, i decreti delegati, la chiusura delle scuole speciali e appunto era un'avanguardia come la deistituzionalizzazione della la chiusura dei manicomi, la legge Basaglia, è stata una cosa che è nata dall'alto sostanzialmente da psichiatri e non dalla base. Allo stesso modo l'attenzione per la disabilità in ambito scolastico, sociale negli anni 70 era una cosa che comunque veniva dall'alto. E da allora il discorso sulla disabilità in Italia si è riprodotto più o meno ritornando su quei temi e chiudendosi in modo abbastanza radicale al confronto con tutto quello che succedeva nel mondo. Io leggo un po' di lingue, per cui ho incominciato a vedere che cosa era stato pubblicato e abbiamo scoperto che nel mondo dalla fine degli anni 60 almeno era cominciato un lavoro di elaborazione teorica assolutamente interessante, assolutamente articolato, differenziato, uno degli ambiti più interessanti delle scienze sociali, già quando ho cominciato ad occuparmene. Per cui abbiamo incominciato a maneggiare quello che girava a livello di produzione teorica nel mondo, abbiamo cominciato a fare delle dispense, abbiamo pubblicato nel 2006 un libro che è questo, Quale disabilità, che ha dato grosse soddisfazioni, nel senso di tanto io sono un dropout e il docente con cui collaboravo e con cui l'ho scritto, che è Roberto Medeghini, è già fuori dall'università da 10 anni. Malgrado ciò, il libro è arrivato alla terza edizione, vuol dire che tappava un buco nella produzione teorica sulla disabilità. È un libro sui modelli della disabilità. Per cominciare questa sera vorrei proporvi alcuni di questi modelli, vedere come si è strutturato il discorso sulla disabilità, il discorso teorico sulla disabilità nel mondo negli ultimi 30-40 anni. Per poi passare alla mia dedizione più recente, che è quella relativa a un ambito specifico delle disabilità, che sono le disabilità relazionali e lo spettro autistico, su cui ho fatto un dottorato internazionale qualche anno fa e su cui ho pubblicato altre cose di cui vi parlerò. Quando ho cominciato a occuparmi del discorso sulla disabilità, mi sono entusiasmato per un modello specifico che era il modello sociale della disabilità inglese. Il modello sociale della disabilità è stato il primo modello teorico creato da persone disabili stesse, disabili fisici, e in particolare gli autori di riferimento si iscrivevano a livello teorico, si appoggiavano al marxismo inglese degli anni 70
che era fortemente marcato dalla lettura di Gramsci, erano stati pubblicati nel 70 i quaderni dal carcere in Inghilterra e hanno avuto un impatto molto forte sulla produzione teorica del marxismo inglese a seguire, tanto che adesso Gramsci è più conosciuto in Inghilterra e in altre parti del mondo che in Italia, e Althusser di ideologia, apparati ideologici dello Stato. Gli autori che si sono dedicati che hanno creato il modello sociale si erano riuniti in un'associazione che si chiamava UPIAS, è l'acronimo, era una delle persone con disabilità fisiche contro la segregazione, e nel 75 hanno pubblicato un libretto che si chiama I principi fondamentali della disabilità, che individua una polarizzazione attorno a cui si è strutturato tutto il discorso del modello sociale inglese, e la polarizzazione è tra impairment e disability. Impairment è la condizione in cui la persona si trova legittimamente senza colpa, e disability è tutto quello che è questa persona che ha la spina bifida, non può camminare, quello è il suo impairment. Disability è il fatto che per avere un impairment gli siano negati a livello sociale da una società abilista l'accesso alla fruizione di beni sociali. Uno è sulla sedia a rotelle, se non c'è progettazione universale non può entrare in un edificio, per cui non può andare al cinema. Quella è la disabilità che subisce. Fra l'altro, anche a livello terminologico, sono più fortunati di noi gli inglesi perché hanno il termine disabled, che sta per disabilitato più che disabile, mentre disabile sembra una condizione ontologica, uno è disabile, disabled dà il senso di disabilitato, e questo rende anche il senso della proposta del modello sociale. Quindi per il modello sociale si tratta di combattere la disabilità e una società abilista. Gli autori che hanno creato il modello sociale sono persone assolutamente straordinarie. Uno era Paul Hunt era un disabile fisico grave che è stato istituzionalizzato per 30 anni, era uno dei fondatori di UPS. Un altro autore tra i primi del modello sociale è un personaggio meraviglioso che è Dick Finkelstein. Dick Finkelstein era un sudafricano, uno psicologo clinico sudafricano, che trotskista, e combatteva l'apartheid, per questo è stato messo in galera e torturato, e su sedia a rotelle, disabile fisico grave, ebreo bianco. E è dovuto andare in Inghilterra, esule, e in Inghilterra ha partecipato, ha scritto dei testi molto molto interessanti che si possono trovare sul sito di riferimento per il modello sociale inglese, che è l'archivio di Leeds. Se cercate su internet Disability Archive Leeds, trovate questo repertorio in cui ci sono tutti i testi di questa. Sia i testi storici di questi autori, sia di quelli che si sono appoggiati al modello sociale, oppure che comunque rientrano nel discorso, hanno coltivato un discorso critico sulla disabilità. Vic Finkelstein è morto da poco, e personaggio assolutamente straordinario. Negli ultimi anni si era occupato, ha smesso di occuparsi di teoria critica della disabilità e si era occupato di disabilità e arte. Un altro personaggio assolutamente splendido è Mike Oliver. Mike Oliver era un baldo giovane della classe operaia inglese che per un salto in piscina è uscito male, è diventato tetraplegico e ha seguito i corsi alla Open University e si è collegato a queste persone, appunto Finkelstein, Paul Hunt e così via, partecipato alle attività di UPS, e è diventato docente universitario. Ha scritto nel 1991 un libro che è una sorta di manifesto del modello sociale, che è The Politics of Disablement,
è un libro che è vergognoso che non sia stato tradotto in Italia, perché è veramente un libro assolutamente straordinario, lo potete trovare sui siti russi che tutti conoscete. Mike Oliver ha coltivato in molti articoli, che appunto trovate nell'archivio di Leeds, questo discorso in termini profondamente emancipativi, e coltivando anche a livello teorico-sociologico, accademicamente rilevante, i discorsi. Per cui è un discorso che è anche a livello teorico molto solido. E credo che sia stata la prima volta che delle persone disabili hanno preso in mano i discorsi che li riguardano e che ne hanno fatto un modello specifico che corrispondesse alla loro prospettiva interpretativa, combattendo, come di fatto tutti i disability studies fanno, i due modelli precedenti, che sono quello caritativo, religioso, morale, per cui che si iscrive intorno al discorso sulla compassione, e il discorso medico, che sostanzialmente ha totalizzato il discorso sulla disabilità fino a che appunto l'hanno preso in mano le persone disabili. Il discorso del modello sociale inglese si è sviluppato negli anni, molti altri autori, ad esempio Colin Barnes, hanno scritto altre cose, che è un sociologo inglese, che è quello che ha fondato questo archivio di Leeds, il centro studi di Leeds, che si occupa di disabilità, che è un centro di riferimento per il modello sociale inglese, e hanno continuato a portare avanti questa prospettiva in termini critici a matrice marxista. A partire dagli anni 90, degli autori che pur si rifacevano al modello sociale inglese, che sono partiti da lì, come Tom Shakespeare, hanno sviluppato una critica del modello sociale, una critica anche abbastanza radicale. C'è Tom Shakespeare che ha scritto un libro che si intitola Disability Rights and Wrongs, in cui c'è una critica molto molto forte al modello sociale, e che si sostanzia nel dire che tutto sommato è solo una critica, ha un effetto parziale combattere l'abilismo, mentre invece quello che è fondamentale è far dialogare i soggetti che si occupano di disabilità e contrappone al modello sociale un modello relazionale, e che appunto è centrato intorno al dialogo tra le soggettività, e che anche a livello di paradigma teorico di riferimento ha lasciato perdere il marxismo e tiene come riferimenti quelli che sono i riferimenti che dagli anni 80, 90, 2000 marcano le scienze sociali contemporanee, ovvero quella matrice foucaultiana. Tom Shakespeare non veniva dalla classe, è affetto da affetto non mi piace, comunque ha un problema genetico di nanismo sostanzialmente, però è anche un lord, è figlio di una delle casate più nobili dell'Inghilterra, e posso ben credere che la sua prospettiva sia differente da quella di chi ha fatto partire a livello grassroots il discorso sulla disabilità e il modello sociale. Tom Shakespeare lavora molto per l'ONU, sulla disabilità a livello globale, una persona assolutamente splendida. Siamo amichetti su Facebook e lo seguo, lo stimo tantissimo. Ma temo che un discorso di questo genere, come quello che fa lui, molto più coltivato a livello di sofisticato a livello di riferimenti teorici, mentre quello del modello sociale originario era abbastanza tranciante e radicale sia nelle premesse che nelle pretese, temo che appunto una prospettiva di questo genere finisca per depotenziare in qualche modo l'impatto forte che aveva avuto il modello sociale inglese.
oltre al modello sociale inglese, poi io vi butto lì delle cose, se lascio il tempo alla fine, se mi dite questo argomento mi sembra interessante, si può approfondire un attimo, e lo faccio ben volentieri. Adesso vado un po' a volo d'uccello individuando quelli che sono dei discorsi che si sono sviluppati sui disability studies. Dimmi. Posso chiedere di scrivere i nomi alla lavagna? Sarà un problema? No, no, assolutamente. Giro a pagina. Ah, con Brasile. Il dottorato l'ho fatto in Brasile. Paul Hunt è stato quello che vi ho detto istituzionalizzato per 30 anni. Dick Finkelstein, trotskista sudafricano. Non scrivo con Biro da tempo in mema, per cui sto dimenticando. E Mike Oliver, autore di The Politics of Disablement, che è questo testo fondamentale. E Tom Shakespeare. Famoso, e questo autore attualmente gemma nel discorso sulla disabilità in Inghilterra. Accanto al modello sociale inglese si è sviluppato un modello sociale americano con tutt'altri riferimenti che sono quelli della sociologia interazionista americana, e in particolare c'è, lo conoscete tutti perché è il testo più famoso e meritatamente famoso sulla disabilità, che è Stigma di Erving Goffman, e questo è uno dei testi di riferimento. E si è sviluppato tutto un discorso che poi in America ha avuto anche una ricaduta proprio a livello di attivismo. Ad esempio c'è stato, non mi ricordo quale città degli Stati Uniti, persone in sedia a rotelle avevano bloccato gli autobus della città per evitare, per sensibilizzare rispetto al fatto che non avessero accesso ai mezzi pubblici le persone disabili, e sono riusciti a ottenere le rampe per accedere agli autobus. E ad esempio un altro di questi esempi di attivismo in America è stato, voi sapete che nel 49 mi pare c'è stata un'epidemia di polio in America, ad esempio tantissimi erano stati colpiti dalla polio, qualcuno famoso, Johnny Mitchell e anche, come si chiama, Neil Young, hanno sindrome post polio, e una persona che aveva avuto la polio e era nel polmone d'acciaio ha fatto una causa allo Stato di California per poter frequentare Berkeley, e questo ha attivato tantissimo rispetto al tema della disabilità. Questa era alla fine degli anni 60. Il modello sociale americano si è sviluppato in riviste famose tipo il Disability Studies Quarterly, e autori come, e non me li ricordo, e ho un po' di problemi con i nomi, e comunque era sostanzialmente omologo, ma anziché avere una referenza marxista, una referenza teorica interazionista e di questo genere. Un altro modello della disabilità che si è formato in quegli anni, che rappresenta un portato anche in questo caso di una caratteristica specifica del luogo in cui è nato, è l'independent living, che è nato in Nord Europa. E il tema della vita indipendente è molto sentito nei paesi scandinavi. C'è un regista molto molto bravo, mezzo bergamasco e mezzo
svedese che è Erik Gandini, che ha fatto un libro su, e ha fatto un libro, ha fatto un film su questa cosa di come sia centrale nel socialismo scandinavo il tema della vita indipendente, del dare alle persone la possibilità di vivere indipendente, in modo indipendente all'interno della società. E questo modello dell'independent living ha avuto una storia, si è esteso poi, è stato portato in America, è arrivato in Italia, adesso dopo 40 anni è arrivato anche in Italia, infatti uno dei modelli attuali del discorso sulla disabilità in Italia è quello della vita indipendente, e che appunto a livello teorico è sacrosanto, e poi c'era stato tutto un'elaborazione rispetto al tema della vita indipendente che viene fatto valere anche persone che hanno bisogno di... Ci sono persone che hanno bisogno per poter vivere, proprio per poter stare al mondo, di avere supporti di altre persone. Malgrado quello, si può affermare il discorso della vita indipendente nel momento in cui si fa valere la volontà e si cerca di massimizzare la possibilità di fruizione di beni sociali e degli orizzonti di desiderio della persona disabile. Questo sostanzialmente è l'orizzonte in cui si scrive il discorso sulla vita indipendente. Come vi ho detto, poi negli ultimi anni c'è stato una proliferazione, da quando sono arrivati i mezzi di comunicazione internazionali, sostanzialmente internet, il discorso si è globalizzato, è più difficile parlare di un discorso specificamente inglese, di un discorso americano, di un discorso nord-europeo, ma il discorso si è globalizzato e più che altro ha senso fare riferimento a specifiche discipline. Ad esempio, c'è un'antropologia della disabilità, c'è una sociologia della disabilità che ha appunto avuto origine da Goffman. Anche il discorso del modello sociale inglese si è strutturato su delle direttive che sono quelle della sociologia. E particolarmente interessante il discorso sull'antropologia della disabilità. Io recentemente, l'anno scorso, ho tradotto un libro che è stato, ha inaugurato una disciplina, che è questo di Robert Murphy, The Body Silent era il titolo originario. E chi è Robert Murphy? Robert Murphy era il direttore del Dipartimento di Antropologia alla Columbia University. All'apice della carriera accademica, alla mia età attuale, torna ai 50 anni, ha incominciato ad avere dei piccoli fastidi, alle gambe, ai piedi, formicoli e così via, ha iniziato un percorso diagnostico. Dopo parecchio tempo hanno scoperto che l'origine di tutto quello era un cancro spinale, benigno ma non operabile, che gli opprimeva progressivamente, sono cancri a crescita lentissima, per cui nell'arco di 15 anni è passato alla piena efficienza fisica in modo assolutamente progressivo, alla paraplegia, alla tetraplegia, per poi morire sostanzialmente per paralisi polmonare e così via. Quando ormai era in fase critica, molto critica, ha scritto nel 1986, 2 anni prima di morire, questo libro in cui racconta proprio il suo itinerario nella condizione disabile, utilizzando la strumentazione dell'antropologo. Lui dice, aveva fatto ricerca sui Munduruku, che sono una
popolazione indigena del Brasile, ha fatto ricerche antropologiche sul campo e in Africa, dice, la mia sostanzialmente è una ricerca antropologica sul campo, sulla disabilità, e mi sono trovato, calandomi nel ruolo dei disabili, in una situazione di straniamento almeno pari a quella in cui mi sono trovato nelle selve amazzoniche o in situazioni di questo genere. Un libro bellissimo, un libro molto molto mesto, nel senso che l'ho scritto una persona che stava morendo dopo 15 anni di progressiva paralisi del proprio corpo, e con la strumentazione dell'antropologo, non di un antropologo qualsiasi, ma di un antropologo tra i più eminenti del suo tempo, e individuo come categoria fondamentale per individuare la disabilità. Un libro ricchissimo, per cui merita di leggerlo. Io adesso vi sto buttando lì delle cose, ma è un libro veramente molto 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 interessante. Per questo ho insistito nel proporlo a Erickson, e finché hanno ceduto, per non avermi più a insistere. E dice che la condizione delle persone disabili, riprendendo una categoria che era stata formulata da Van Gennep e poi ripresa da Victor Turner, che è quella di liminalità. Liminalità per Van Gennep è quella durante i riti di passaggio, in cui non si è più quello che si era prima e non si è ancora quello che si sarà dopo che si è passato questo rito. Nel frammezzo, in quel frammezzo, si è in una sorta di limbo sociale, per cui non si è né, ad esempio, nei riti di passaggio all'età adulta, non si è più bambini e non si è ancora adulti. E questa condizione liminale carica di tutta una serie di connotazioni particolari e specifiche. Ad esempio il collegamento con il sacro, tutta una serie di svincolamento da ogni ruolo sociale, e lui dice che esattamente ripercorre tutte queste connotazioni che sono state codificate dagli autori che si sono occupati, in particolare lui si occupa di Turner, il tema della liminalità era diventato famoso con un libro di Turner, e che poi era stato ripreso e poi adesso ancora è un tema che ricorre, insomma, nel discorso antropologico, però rispetto al discorso e tante volte viene anche abusato, perché secondo me aveva più pertinenza quando si limitava al discorso del rito, mentre invece adesso considerare liminale la condizione del turista mi sembra un po' una forzatura. Del resto anche Turner diceva che al di fuori dell'ambito del rito è legittimo parlare di una condizione di mutamento di ruolo, ma che lui chiama liminoide, non liminare, perché appunto per creare una differenza fra quella che è la condizione liminare nel rito. A me sembra invece che l'uso che ne fa Murphy in relazione alla disabilità, poi lui appunto in tutte queste connotazioni che vengono individuate dagli antropologi rispetto al tema della liminalità, le riporta alla condizione disabile, e ci stanno tutte. Questo libro è un libro assolutamente inaugurale, nel senso che da allora gli antropologi, anche perché tribù sperdute ce ne sono state sempre meno, adesso gli antropologi si occupano molto di più di quello che gli sta intorno che di quello che sta lontano, e è incominciato appunto dalla fine degli anni Ottanta con un paio di libri di raccolte di scritti molto interessanti sull'antropologia della disabilità, poi ancora tanti altri libri ne sono usciti nel frattempo. Adesso è proprio un ambito accademico l'antropologia della disabilità, come ambito dell'antropologia medica, e niente, questo è uno degli orizzonti nelle scienze sociali di assoluto interesse. Rispetto alla sociologia vi ho accennato, poi torno a me stesso dopo aver individuato qualche ambito. Avevamo creato con Roberto Medeghini, che è questo docente con cui ho incominciato a lavorare sulla disabilità,
con due persone eccellenti che hanno fatto il dottorato a Leeds, che sono Simona D'Alessio, che si occupa di scuola, no, lei mi pare l'avesse fatto a Londra, comunque con un autore molto legato al modello sociale inglese, e con Angelo Marra, che ha fatto invece a Leeds con Colin Barthes il dottorato sulla disabilità e diritto, che si ha pubblicato vari libri in italiano su disabilità e diritto. Abbiamo creato un gruppo di gruppo Griz e gruppo di ricerca su disabilità e inclusione, e come gruppo Griz abbiamo pubblicato, oltre a loro ci sono altre persone che si sono unite al gruppo, ad esempio Giuseppe Badalà, che è un mio conterraneo, che si è occupato di disabilità e rappresentazioni. Abbiamo creato un gruppo che ha pubblicato la prima proposta in Italia di discorso sui disability studies, che sono questi. Allora, una piccola premessa, me l'hanno rifacciato l'ultima volta che ho fatto una cosa simile. Io avevo incominciato quando facevo le presentazioni, facevo vedere le slides. Col tempo ho incominciato a maturare un odio profondo per le slides, cerco di evitarle in qualunque circostanza in cui sia possibile, però torna utile avere qualcosa come referenza, per cui per parlarvene ho portato i miei libri, l'ho già fatto in un'altra occasione, uno mi ha detto, dopo finita la cosa, ha detto: ah, bello, interessante le cose che hai detto, ma unica cosa che sembrava un po' un piazzista, che veniva a vendere la propria roba. Con quello che mi arriva di royalties mi ci pago una pizza all'anno, per cui non comprate i libri, sono soltanto qui per fare un minimo di referenza ai discorsi. E abbiamo scritto questi tre readers, che sono presentazioni del discorso dei disability studies in Italia. Il primo, Emancipazione, inclusione scolastica, sociale e cittadinanza, in cui ho contribuito con un testo che ripercorre articoli in modo un po' più complesso, è quello che vi ho proposto finora, come si sono strutturati i modelli sulla disabilità all'interno dei disability studies, come le persone disabili hanno preso in mano i loro discorsi e li hanno proposti, e poi tutta una serie di altri contributi che cercano di dare un'idea al pubblico italiano, di rompere un po' il cerchio dell'autoreferenzialità del discorso italiano sulla disabilità e cercare di creare un dialogo con il resto del mondo, proponendo traduzioni di testi famosi di autori. L'ho fatto in questo testo, l'ho fatto anche negli altri, in modo da far conoscere anche a chi non legge lingue e italiano i materiali, alcune volte assolutamente eccellenti, che sono stati prodotti sul tema nel resto del mondo, creare dialogo. Poi di fatto era una proposta molto forte quando era cominciata 15 anni fa, adesso per fortuna ho un riscontro forte, anche il fatto che sia stato chiamato qui vuol dire che c'è un'attenzione per un orizzonte discorsivo che finalmente sta cominciando ad arrivare nell'orizzonte italiano. Questo qui risale 3 anni fa, l'anno successivo abbiamo pubblicato questo testo su norme e normalità nei disability studies, uno dei referenti rispetto al discorso sulla disabilità, che è mio, è di Roberto, e tutto sommato è uno sfondo solido per contestualizzare quello che è il discorso sulla norma, e Georges Canguilhem, evidentemente il normale e il patologico, mettere in questione la normalità, lo si è fatto in questa raccolta. E poi l'anno scorso c'è stato a Roma un convegno in cui abbiamo proposto appunto il discorso dei disability studies, abbiamo chiamato anche delle persone da fuori, tra cui Beth Ferry, che è una americana che si occupa di disability studies, molto molto brava, e Dan Goodley, che è l'erede del modello sociale, che ha scritto un'introduzione di disability studies, lo potete trovare come quasi tutto sui siti russi, che si intitola Disability Studies, un'introduzione. Dan Goodley, persona assolutamente eccellente e umanamente meravigliosa, e qui c'è un suo contributo e contributi nostri, e i miei contributi a questi due si raccordano
a quello di cui vi sto per arrivare a parlare, ovvero la mia dedizione attuale, quello su cui ho fatto il dottorato e quello che è il sottoambito all'interno dei Disability Studies di cui mi sto occupando ormai dal 2002. Ovvero, io leggendo un libro della Open University, sono stato chiamato in università perché ciò che leggo troppa roba, e me l'ha chiesto un docente che sapeva che leggevo troppa roba, ho perseverato nel leggere troppa roba, leggendo un libro di Disability Studies che si intitola Disability Discourse, che riprende appunto e cerca di raccoglie dei contributi di Mariam Sally French e Mariam Corker, e in questo Disability Discourse, che appunto cerca di portare il discorso foucaultiano, di raccogliere contributi che si fanno carico del contributo foucaultiano e portarlo ai Disability Studies, appunto in termini di analisi del discorso e così via, ho trovato un articolo che si intitola "Perché non riesci? Why can't you be normal for once in your life? From a problem with no name to the emergence of a new category of difference." Perché non riesci a comportarti a persona normale per una volta nella vita, da un problema senza nome all'emergenza di una nuova categoria della differenza. E questo articolo parlava di autismo senza compromissione cognitiva, sindrome di Asperger, un tema che in Italia era assolutamente marginale, anche se la sindrome di Asperger era già dal 94, era stata inserita nel DSM, e mi sono sentito interpellato, nel senso che è una cosa che mi risuonava nelle orecchie dall'infanzia, per cui mi sono preso, senza curarmi evidentemente, essendo che avevo alle spalle il discorso di Disability Studies e quindi il rifiuto del discorso del modello medico, non mi sono mai fatto diagnosticare, per cui è una iscrizione assolutamente aleatoria, poi adesso è stato tolto dal DSM, sono assolutamente subclinico, per cui se non sono normale non sono nemmeno patologico, insomma. E ho cominciato a occuparmi di questo discorso assolutamente interessante sulle disabilità relazionali senza compromissione cognitiva e in senso più ampio sull'autismo, e che adesso è un discorso sulla breccia, nel senso che quasi tutto il discorso negli ultimi 20 anni su tutto quello che non era psichiatrico e non era genetico finiva nel... ma aveva qualcosa a che fare con il mentale, rientrava nell'ambito del ritardo. E autismo era una diagnosi che c'era nel 1943, quando appunto Asperger aveva individuato dei bambinetti con delle peculiarità curiose, interessi ossessivi, un rapporto strano col linguaggio, che erano strani, oggettivamente strani, tutto sommato erano anche intelligenti, talvolta anche abbastanza decisamente intelligenti. E mentre invece il padre della pedopsichiatria americana, che è Leo Kanner, che era un esule austriaco a sua volta, ma che è andato a insegnare negli Stati Uniti, a Princeton mi pare, aveva individuato dei bambini che avevano una compromissione relazionale fortissima e correlata a questa compromissione relazionale, ovvero assenza di linguaggio e assenza di comunicazione con gli altri, a questo era correlato anche come portato un deficit cognitivo. Da qui comincia 1943 il discorso sull'autismo, che ha avuto un'esplosione negli ultimi 20 anni. La sindrome di Asperger è stata dimenticata dal 43 all'81, quando una psichiatra infantile inglese, Lorna Wing, che aveva una figlia con problematiche dello spettro autistico, ha ritrovato tramite un olandese che gli aveva tradotti i testi originali e gli articoli di Hans Asperger e ha individuato nell'81 la sindrome di Asperger,
E la sindrome di Asperger ha permesso di dare un nome a una condizione in cui si trovavano tante persone che senza avere limiti cognitivi avevano limiti relazionali evidenti. E nel 94 è stata canonizzata e portata agli altari del DSM, nel DSM-4, e ne è stata cacciata. Con la quinta edizione nel 2013, nel maggio del 2013, quando è stata accorpata la sindrome di Asperger nell'autismo come sua fascia alta. E io mi sono appassionato a questo discorso in tempi non sospetti, nel senso che adesso è un discorso molto forte, c'è una iperproduzione culturale, cioè il mio referente, io ho fatto un dottorato sulla sindrome di Asperger nel 2010-2011 tra Ca' Foscari e l'Università di Stato Rio de Janeiro, e là a Rio ho trovato un gruppo di ricerca strabiliante su questi temi, che era comandato da Julian Di Freya Costa, che è uno psicologo, psichiatra che era scappato per la dittatura in esule in Francia. Era diventato assistente di Georges Devereux, che è il padre dell'etnopsichiatria, e una persona strabiliante, uno dei più importanti psicologi brasiliani contemporanei, e di Francisco Ortega, che è un filosofo, anch'io sono di formazione filosofica, e là c'era un gruppo di lavoro, poi anche altre persone eccellenti, un gruppo di lavoro che si occupava di questo. Ecco, ho perso il filo. Niente, ho cominciato a occuparmi di questa cosa, ho cominciato nel 2002-2003 a prendere contatti con le associazioni che si occupavano di sindrome di Asperger in Italia, sostanzialmente il gruppo Asperger, anche questo è un gruppo nato da persone che avevano dei figli strani, ma che tutto sommato avevano anche delle capacità cognitive a volte sopra la media. C'era un articolo famoso del 2001 di Steve Silberman, che era un giornalista di Wired, che parlava della sindrome di Asperger, la individuava come la sindrome dei geek. I geek sono i genietti informatici, i ragazzini che senza avere nessuna abilità relazionale hanno delle capacità sui computer e cose così, e dei genitori con dei figli così che erano bravissimi con i computer, erano bravissimi, sapevano tutto, ad esempio, dei dinosauri, delle storie militari, dei treni, delle linee degli autobus, comunque degli ambiti settoriali minuscoli, e invece hanno dei grossissimi problemi a fare amicizie, a interagire con altre persone. Questi genitori, dopo essere passati da neuropsichiatrie infantili di ogni genere e uno spettro di diagnosi che vanno dalla schizofrenia infantile, che è sempre stata intrecciata al discorso sull'autismo, si è avvicinata e distaccata, di fatto il termine autismo era nato nel 1911, quando Bleuler, il padre della schizofrenia, l'aveva individuato nel suo libro sul Demenza Praecox, Order di gruppo della schizofrenia, l'aveva individuato come sintomo, la ritrazione del mondo, come sintomo della schizofrenia. Per tutto fino al terzo DSM l'autismo è stato considerato una forma di schizofrenia infantile. E per cui questi genitori sono i figli, ma no, mio figlio non delira, non vedo perché dovrebbe essere considerato, semplicemente non ha amici, ha degli interessi particolari, parla in modo strano come un schiaccianosi, come una macchinetta, e cose così. E allora questi genitori, senza che nessun neuropsichiatra infantile in Italia conoscesse la sindrome di Asperger, hanno incominciato a unirsi, a mettersi in rete. È una metafora che tiene, perché poi quello che li ha incominciati a tenere insieme è il fatto che fosse nata la rete, nel senso che senza internet tutto il discorso sulle disabilità relazionali non si sarebbe potuto strutturare, non sarebbe potuto evolvere, ma magari dico due parole su come si è evoluto.
E hanno creato il gruppo Asperger Onlus, io ho preso contatti, ho cominciato a scrivere cose per loro, a partecipare ai convegni. Le prime volte che andavo ai convegni non avrei mai pensato di essere in grado di parlare davanti a delle persone, per cui mi scrivevo, io scrivo bene, nel senso che se non avrei mai pubblicato niente, se non fosse che scrivo delle cose, le facevo leggere, mi dicevo, ah, che bello, te lo pubblico. E per cui anche in questi frangenti, quando si trattava di parlare con convegni, le prime volte mi scrivevo assolutamente tutto e lo leggevo con una voce assolutamente monotona, era micidiale, però dicevo cose interessanti. Poi progressivamente ho visto che era un bel riscontro, allora ho cominciato a parlare a braccio, adesso parlo solo a braccio, anche perché ho visto che più sbrago più ho un riscontro positivo, poi è una cosa che può prendere la mano e non essere esattamente funzionale le situazioni, però beh, insomma, e ho imparato a parlare in pubblico e contestualmente ho incominciato a lavorare, a scrivere su queste cose. E avevo scritto varie cose, ad esempio in questo secondo reader ho introdotto un testo di Michael Orsini, che ha scritto un libro sull'autismo Asperger, un canadese, assieme a Francisco Ortega, che è il mio orientador del dottorato di Rio. E ho scritto anche un libretto in cui, appunto, che è la rielaborazione della mia tesi di dottorato, che si intitola Tipi umani particolarmente strani, la sindrome di Asperger come oggetto culturale, in cui cerco di tirare un po' le fila dei discorsi, perché, come dice Francisco Ortega, quando mi ero bloccato e avevo iniziato a parlare di Francisco Ortega, era per dire che il discorso sull'autismo è un discorso sulla breccia a livello culturale, e Francisco Ortega dice che è un hype. Hype è qualcosa su cui c'è un'iperproduzione di discorso, qualcosa su cui si parla e si scrive e si pubblica e si fanno tanti film. Di fatto sta diventando, ad esempio, i film sull'autismo Asperger, dopo il primo orribile, perché ha creato uno stereotipo che era Rain Man, sono stati pubblicati, sono usciti un'infinità di film sull'autismo Asperger, un'infinità di serial televisivi. Mi ricordo che ce n'era uno con Neri Marco Re in cui lui faceva il fratello Asperger di un detective che risolveva i casi, perché lui era geniale. Un altro, quello che aveva fatto, come si chiama, quello del dottore psicotico, e Dottor House, ha fatto da poco un altro che si intitola The Good Doctor, che è sul uno con autismo Asperger, e praticamente non c'è mese in cui non esca un film su autistici Asperger e così via. Uno dei testimonial dell'autismo Asperger, che probabilmente conoscete perché è uno dei primi testi che ha pubblicizzato la sindrome, è un antropologo su Marte di Oliver Sacks, che parla di Temple Grandin. Temple Grandin è un'autistica ad alto funzionamento americana, e il mio documentarista preferito, che è Roll Morris, ha fatto una serie, Roll Morris, di documentari di mezz'ora che si intitola First Person, e uno su questi era su Temple Grandin, lo potete vedere su YouTube, è interessantissimo. Lei ha progettato metà dei macelli che ci sono in America, è una che si occupa di costruzioni di macelli, e ha pubblicato tantissime altre cose, e ha creato anche lei degli stereotipi. Ad esempio, in un suo libro che si intitola Pensare per immagini, dice che gli autistici pensano per immagini. Questo è un altro stereotipo, anche perché, come cerco di dire in 200 pagine, non ho scritto di più per rispetto a chi doveva leggerlo, dei miei correlatori di dottorato, e cerco di dire che è una
non una diagnosi clinica, ma una diagnosi contenitore in cui finiscono dentro persone che che vivono situazioni assolutamente disparate. Poi, lo dirò altrimenti. E niente, c'è questa iperproduzione di discorso. Su Temple Grandin è stato fatto un film e quindi mi sono calato nel discorso in termini onnilaterali. Uno dei lavori che ho fatto, adesso vediamo, e che mi ha dato più soddisfazioni. E che mi ha dato più soddisfazioni perché si ricollega a delle mie dedizioni, è stato quest'altro libretto che ho curato assieme a una dottoranda qui della Bicocca, che è Concetta Roconi Russo, e a Michele Capararo. E abbiamo avuto l'occasione di fare una ricerca perché è una fondazione creata da un industriale che aveva un figlio con Asperger, ha messo qualche soldino per poterlo fare. Siamo andati un gruppo di ricercatori, filosofi, psicologi, antropologi a fare ricerca sulle cartelle cliniche. La domanda di partenza era: va bene, 1943 è nato l'autismo, è nato l'Asperger, cosa era di queste persone in precedenza? Che cosa era di chi non corrispondeva alle attese dell'altro nell'interazione in presenza, perché poi di fatto questo è l'autismo. E la risposta che ci siamo andati e che siamo andati a verificare era: venivano istituzionalizzati. Siamo andati a fare ricerca sulle cartelle cliniche a San Servolo, ex ospedale psichiatrico di Venezia. Se andate a Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Ducale, di fronte avete San Giorgio, appena lato c'è un'isola con 3 metri di mattoni tutti intorno, dove dopo c'è l'isola degli Armeni. Quella è l'isola di San Servolo, che da fine Settecento fino alla deistituzionalizzazione nel 1980 è stato l'ospedale psichiatrico di Venezia. Adesso c'è una scuola internazionale di design e altre cose, tra cui l'archivio e anche il museo. Se andate a Venezia e avete tempo da perdere, andate a farci un salto, perché c'è un museo molto bello dell'ex ospedale psichiatrico. E c'è anche l'archivio delle cartelle cliniche. Abbiamo spulciato le cartelle cliniche partendo da quella che è, dal DSM di fatto, da quella che è la categorizzazione clinico-psichiatrica delle condizioni autistiche. Da quella sintomatologia assolutamente generica, ma che tutto sommato fa segno a qualcosa, e siamo andati a vedere dalle cartelle cliniche come venivano individuate le persone, come venivano trattate, e è stato abbastanza agghiacciante, nel senso che tutti quelli che adesso individuiamo come bambini autistici, per cui c'è una fortissima attivazione a livello educativo, a livello di attenzione sociale, venivano mandati talvolta dai genitori stessi, spediti a San Servolo. Dovete aver presente com'era la condizione del Veneto a fine 800. Noi l'abbiamo fatto, la nostra ricerca va dalle prime cartelle cliniche con immagini, con fotografie, ovvero 1874, alle ultime, l'abbiamo fatto nel 2009, alle ultime cartelle consultabili. Ci sono 70 anni, gli ultimi 70 anni a ritroso non si possono guardare per motivi di privacy. E in questo archivio, dal 1874 al 1939, abbiamo spulciato tutte le cartelle, gran parte delle cartelle cliniche che facevano segno all'autismo. Ne abbiamo selezionate 200 e abbiamo fatto ricerca su queste, individuando tutto uno spettro di condizioni. Appunto, i bambini che adesso verrebbero curati con metodologie riparative come quelle cognitivo-comportamentali, oppure comunque fatti oggetto di attenzioni particolari, venivano mandati al manicomio con sifilitici, pellagrosi, e una buona metà di persone che finivano a San Selvo erano pellagrosi, perché c'era,
La pellagra era a un passo dal morire di fame, ovvero gente che mangiava soltanto polenta e che non aveva nessun'altra risorsa alimentare. Fra l'altro erano anche gli unici che riuscivano a uscire da San Servolo, perché arrivavano là, gli davano a mangiare e si rimettevano in sesto. Se non erano troppo compromessi per l'avanzamento della malattia, tornavano e poi magari tornavano successivamente, perché c'era anche questo dentro o fuori. I bambini finivano a San Servolo fra patte criminali, sifilitici, marginalità di ogni genere, deliranti e così via, e entro pochi mesi morivano di... quello era quasi sistematico, nel senso i bambini individuati con autismo grave che finivano a San Servolo ci morivano dopo pochi mesi per patologie gastrointestinali, polmonari, marasma che vuol dire boh, è morto, non si sa perché, è andato, è imploso. E cosa assolutamente agghiacciante, mentre invece poi c'erano tutte delle condizioni che erano meno compromesse, ma che finivano lo stesso a San Servolo. Per questi bambini che adesso considereremmo autismo grave con grave compromissione cognitiva, la categoria di riferimento era quella di idiozia. Uno dei motivi per cui ho fatto questa ricerca è che uno delle mie passioni, dei miei interessi assorbenti, come si dice, interessi assorbenti è il termine con cui si dice le persone Asperger, si interessano in una roba sola, e quindi sono in senso degli interessi assorbenti. Uno dei miei è la storia della psichiatria, mi ci sono appassionato tantissimo, e la categoria in cui finivano appunto dopo questa digressione era quella di idiozia. Idiozia era una delle quattro categorie diagnostiche di Pinel, padre della psichiatria, e per tutto l'Ottocento è stata utilizzata, non solo per l'Ottocento. La categoria di idiozia, prima di diventare un insulto, a cominciare dagli anni, dai primi decenni del nuovo secolo, del Novecento, individuava le compromissioni relazionali forti, e è stata una diagnosi clinica fino all'ottava edizione dell'ICD, quindi il manuale diagnostico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, fino all'ottava edizione degli anni 50. E questo per quelli gravi, per cui sostanzialmente la categoria di idiozia faceva immediatamente riferimento a quello che adesso consideriamo autismo grave. Per quelli meno gravi la categoria era quella di imbecillità. È curioso come delle categorie create dalla psichiatria per individuare delle persone con delle problematiche, in questo caso problematiche relazionali, in breve tempo finiscono per diventare insulti. Pensate alle persone che avevano carenza di iodio nelle valli e venivano individuati in quanto buoni cristiani, perché erano persone semplici, come cretini, che viene appunto da cretin, buon cristiano, sempliciotto, e cretino è diventato un insulto, una diagnosi insulto. E non c'erano cretini a Venezia, perché essendo sul mare c'era lo iodio, per cui era sostanzialmente una problematica dell'arco alpino. Di fatto la pedagogia speciale è iniziata in Svizzera a metà 800, e quando specificamente mirata ai cretini valligiani con carenza di iodio, quindi problema alla tiroide, e di fatto mi ero anche appassionato al cretinismo, e perché era una diagnosi interessantissima, perché nell'Ottocento, se voi andate a vedere, cercate gozzo e cretinismo in francese su Gallica, voi sapete che c'è un portale meraviglioso creato da uno dei filosofi più interessanti francesi, che è Bernard Ziegler, che ha creato Gallica, che è appunto questo repertorio in cui c'è la digitalizzazione di un'infinità di materiali, manualistica, ma anche letteratura, tantissime tracce, riviste e così via. Tutto quello che c'è nelle biblioteche francesi è stato digitalizzato e messo a libera disposizione su Gallica. Se cercate Gozzo e cretinismo, vi escono un'infinità di titoli, perché per tutto l'Ottocento, fino a quando negli anni 30 e 900 si è scoperta l'eteologia e quindi il legame con la carenza di iodio e quindi la displasia della tiroide,
c'è stata un'iperproduzione di discorso su di libri che mettevano in conto le situazioni malsane, tutte delle eziologie che adesso, sapendo da dove sono saltate fuori, sembrano anche bizzarre, tipo l'acqua troppo pura delle valli montane poteva causare questa cosa, mentre invece forse non lo so. E niente, un'altra diagnosi, per concludere con le diagnosi insulto, un'altra diagnosi insulto è quella che il padre della neuropsichiatria, della neuropsichiatria italiana è Sante De Sanctis, una persona assolutamente interessantissima che sarebbe da studiare seriamente e lo fanno purtroppo in pochi. E visto che incominciava a diventare negli anni 10-20 una diagnosi insulto idiota, pensò bene di coniare un altro termine per individuare persone con la stessa condizione e li chiamava deficienti, cosa che poi ci ha messo pochissimo per diventare a sua volta un insulto. È interessantissimo il lavoro di Sante De Sanctis, anche perché è anticipatore rispetto a Sante De Sanctis, una persona assolutamente strabiliante. Era in contatto con Maria Montessori, perché ha coniugato due ambiti che erano stati prevalentemente separati fino allora, che erano quello medico e quello educativo. Era in contatto sia con Maria Montessori sul fronte educativo, sia con i vertici del discorso psichiatrico e psicologico, ad esempio Vittorio Benussi, che era legato alla scuola di Graz di Alexius Meinong, era il maestro di, come si chiama, curatore delle opere di Freud. Musatti, esattamente, fra l'altro Musatti si è sposato la moglie di Benussi e aveva scritto cose con Morselli, che era un altro psichiatra famosissimo, per cui Sante De Sanctis aveva scritto anche delle cose rispetto a queste condizioni che secondo me sono anticipatrici e per qualche verso anche più interessanti del discorso di Asperger e Kanner. Se avessi usato il termine di Bleuler di autismo, adesso parleremmo di sindrome di De Sanctis, anziché di sindrome di Asperger o di Kanner. E è interessantissimo, andrebbe ripreso De Sanctis. Niente, comunque in questo libro era arrivato all'imbecillità che è il suo grado superiore e anche lì erano quelli che venivano considerati o lo scemo del villaggio, oppure alcuni erano proprio personaggi eccentrici e con dei problemi cognitivi, ma sostanzialmente che non individuati come non conformi alle aspettative sociali, finivano lo stesso in manicomio, anche se con un minimo di attenzione sociale avrebbero potuto dare un contributo sociale, mentre invece boh, la logica del manicomio era quella di tutto quello che non è conforme a un ideale di conformità a qualcosa di aleatorio come la normalità doveva essere espulso e segregato. Poi c'era un'altra categoria oltre a questi, che erano proprio quelli senza nessuna compromissione cognitiva e rientrano in quell'ambito abbastanza nebuloso, che è tutt'oggi nebuloso e che viene individuato come borderline, psicopatia, narcisismo, tutta una serie di categorie che fanno segno a problematiche dislocate su vari livelli e che ricevono delle diagnosi abbastanza che soltanto individuano come non conforme a qualche livello. E questa categoria, che ha avuto una fortuna da quando l'ha individuata Pritchard, pare negli anni 30 dell'Ottocento, e poi è arrivata nella psichiatria francese, che è quella di follia morale. E follia morale era sostanzialmente non conformità cioè chi si comportava come non avrebbe dovuto.
ho scritto un articolo su, che si intitola Samuele Mendel come educatore, in cui racconto di una cartella clinica che abbiamo trovato a San Servolo, di una persona che è diventata il mio idolo assoluto. Questa è una digressione, ma sono tanto affezionato al personaggio che vi voglio proporre. Samuele Mendel era nella comunità ebraica di Venezia, studiava lingue, conosceva sette lingue, insegnava lingue, scriveva letteratura, poesie, teatro, così via, e aveva qualche vizio, Bacco, tabacco, Venere e il gioco, per cui oltre che la dote della moglie, che lo ha lasciato e se n'è andato col figlio, oltre che essersi, quando era militare, si era giocato i soldi della cassa che aveva in custodia del battaglione, per cui ha schivato lì la galera, e dopo aver chiesto prestiti alla comunità ebraica, si è giocato i rapporti con la comunità ebraica, allora ha deciso di convertirsi al cristianesimo e ha fatto proposta al patriarca di Venezia, che lo ha mandato al seminario, anche se lui poteva benissimo sul tema della storia religiosa, ne sapeva molto più di quelli che gli avrebbero dovuto insegnare cose. Poi si è giocato, e questo in cambio di un vitalizio come prete o aspirante prete. Poi si è giocato anche quel che aveva, è andato ancora in debiti, ha fatto una cosa sconsiderata, ovvero ha mandato al patriarca di Venezia una lettera in cui diceva che se non gli avessero dato 300 lire sarebbe andato la domenica in piazza nella Basilica di San Marco, avrebbe fatto la comunione e avrebbe sputato l'ostia per terra e si sarebbe messo a bestemmiare. Questo che ha mandato nel panico per lo scandalo eventuale il patriarca e tutta la curia, che l'hanno detto alla polizia. La polizia l'ha preso, l'ha portato a San Servolo, è rimasto a San Servolo per 30 anni e raccontava, e la cartella clinica racconta di questa persona assolutamente intelligentissima che passava il suo tempo scrivendo drammi e lavorando per l'amministrazione del manicomio. E poi sì, tutto questo che vi ho raccontato si viene a sapere perché nelle cartelle cliniche delle volte si trovava un paratesto meraviglioso che erano le lettere dei familiari, ovvero degli annessi. Paratesto lo usa Genet per individuare quello che si aggiunge al testo. E oltre alla cartella clinica c'erano tutti questi materiali, tra cui nel caso di Samuele Mendel, delle lettere scritte, tre o quattro lettere scritte da amici di Samuele Mendel al direttore del manicomio, in cui raccontano la vita assolutamente strabiliante di questo personaggio. Adesso credo che le capacità linguistiche sono correlate all'Asperger, credo che gli sarebbe andato, probabilmente sarebbe finito comunque in galera anche adesso, più che in manicomio, però una categoria di autistico ad alto funzionamento non gliel'avrebbe negato nessuno. Poi c'erano tantissimi altri folli morali che avevano caratteristiche simili e che adesso verrebbero catalogati Asperger. Nella mia ricerca, che è imprintata sostanzialmente dal lavoro di Foucault, sono in qualche modo chi nelle scienze sociali contemporanee non può dire, non possiamo non dirci, conoscevo uno storico che diceva gli storici non si possono non dire marxiani, nel senso che il discorso storico è un discorso matrice economica, nel senso la dominante del discorso storico è economica. Così attualmente il discorso, la matrice del discorso delle scienze sociali è foucaultiana. E di fatto la referenza è prevalentemente nell'intervento che ho scritto, che è di contestualizzazione di queste diagnosi, è la storia della follia nell'età classica, il potere psichiatrico. Nel potere psichiatrico, che è un corso del 73-74 al Collège de France, c'è una lezione specifica del 14 gennaio, mi pare, in cui appunto Foucault dice che tutta la psichiatria dell'Ottocento
si è affannata a mappare queste problematiche relazionali, sforzandosi di dire che non erano delirio, non era follia, e di fatto c'è un'iperproduzione di discorso su quello che era idiozia e imbecillità nell'Ottocento, ma ad un tempo a rivendicare per la psichiatria il compito della gestione di queste cose. Dicevano, è qualcos'altro da quello di cui mi occupo, ma me ne devo occupare io. Per cui, secondo Foucault, la dedizione a questa cosa, alle problematiche relazionali, è l'apoteosi del potere psichiatrico, oppure l'estensione del potere psichiatrico. E niente, io ripercorro un po' di storia, faccio riferimento a Gladys Wayne. Gladys Wayne era moglie di Marcel Gauchet, che è un intellettuale francese, e lei si è occupata di storia della psichiatria, ha scritto libri interessantissimi, tra cui Le sujets de la folie e tutta una serie di tesi, è l'unica che si sia occupata in prospettiva storica di disabilità relazionali, prima di me. C'è pochissima ricerca su questo tema, per cui anche io ve lo propongo, nel senso che è un ambito settoriale, sono partito dai disability studies, macro categoria, mi sono calato nell'autismo che è una sottocategoria, adesso mi sto occupando di storia dell'autismo che è una sottocategoria, sto una sorta di matrioska e niente, comunque mi sembra un ambito settoriale assolutamente interessante. Parlo brevemente del mio libretto e del mio lavoro teorico sulle disabilità relazionali. E adesso sto lavorando a un progetto grosso che vi ho parlato di Critical Autism Studies come ambito settoriale all'interno dei Disability Studies, che si occupa sostanzialmente di disabilità relazionali. Ho proposto a Erickson la pubblicazione di un reader per questa collana di due volumi di questa specie con contributi sui Critical Autism Studies. Adesso poi se avrò tempo magari vi leggo un po' di quelli che sono i contributi e sostanzialmente sono quello che ho, i Critical Autism Studies, lo studio critico delle disabilità relazionali, sono quello di cui mi sono occupato nel mio dottorato. La prima parte del libro è divisa in tre parti. La prima è un'introduzione teorica, filosofica a quello che sono le disabilità relazionali dello spettro autistico. E c'ho un mentore che è foucaultiano, è Jan Hacking. Jan Hacking è un autore assolutamente strabiliante, credo che sia inutile scrivere il nome, credo che lo conosciate. Si era formato in fisica, poi è andato in Inghilterra e ha contribuito al discorso epistemologico inglese degli anni, in ambito analitico, negli anni 70. Poi sulla via di Damasco ha incontrato Foucault e è diventato foucaultiano e ha scritto dei libri assolutamente meravigliosi, partendo dagli input foucaultiani. Ad esempio un libro sulle personalità multiple che è oh, è famosissimo. Uno che ha scritto è sui viaggiatori folli, che è stato pubblicato anche in italiano da Carocci, e quello sulle personalità multiple è Rewriting the Soul, che in italiano è stato tradotto male come La riscoperta dell'anima. È un libro interessantissimo, purtroppo Feltrinelli non lo ripubblica da una vita, la fortuna di Hacking, che è un autore fondamentale in Italia, è abbastanza frammentaria e meriterebbe di essere rilanciato come autore. Comunque Jan Hacking è stato chiamato nel 2000 a lavorare al Collège de France sapete benissimo che è la massima istituzione culturale francese, in cui degli autori che sono al vertice della loro disciplina vanno e raccontano del loro progetto di ricerca, non sono tenuti a fare esami, non sono tenuti, fanno dei corsi monografici, li va a sentire chi ha voglia di sentirli. E
Le lezioni inaugurali sono di solito dei momenti cardine in cui viene proposto quello che è il discorso che poi si vuole sviluppare durante il tempo della propria permanenza al Collège de France. Alcune lezioni inaugurali sono famosissime, pensate alla lezione di Roland Barthes, che è uno dei suoi testi più belli, pensate all'ordine del discorso di Foucault. Jan Haking, l'ho trovato sul sito del Collège de France, ha scritto come prolusione inaugurale del Collège de France, una prolusione meravigliosa sul pensiero classificatorio e si è occupato durante il tempo in cui ha lavorato al Collège de France di classificazione. Nel 2004 ha fatto un corso specificamente sull'autismo. Jan Haking aveva lui stesso e se li riconosceva alcuni tratti autistici, per cui quasi tutti quelli che si sono occupati di autismo l'hanno fatto per un'interpellazione personale. Ad esempio, uno che ha scritto un libro meraviglioso sull'autismo è Stephen Jay Gould, il paleontologo darwiniano. Ha scritto un libro che si intitola 5 Weeks, che è stato pubblicato in un suo testo che trovate anche su internet. È un testo meraviglioso. Lui aveva un figlio savant. Voi sapete che gli autistici savant sono quelli che hanno delle capacità, ad esempio, di calcolo, come rispetto a mesi, anni. Gli dite che giorno era il 15 gennaio del 1210 e gli sanno dire era mercoledì o così via. Il mio collega in azienda era così. Il giorno del tuo compleanno ti diceva il giorno. E c'è Stephen Jay Gould che ha fatto in questo testo meraviglioso, ha interpretato in modo epistemologicamente meraviglioso le modalità attraverso cui suo figlio arrivava a contare i mesi. Ha chiesto al figlio come facesse, lui ha detto 5 settimane, e 5 settimane era attraverso tutta una sistemazione di calcoli a forza bruta la spiegazione attraverso cui riusciva a dare una giustificazione di questo, e ci ha messo tanto per arrivarci. È un testo bellissimo, lo consiglio. Comunque anche lui, appunto, avendo un figlio autistico, ha scritto sull'autismo. Quasi tutti gli autori che ho trattato in questo libro hanno avuto un'interpellazione personale rispetto all'autismo. E dunque la prima parte è una contestualizzazione. Jan Haking si è dedicato all'autismo nel 2004, ho scritto a una mia amica che ha lavorato anche qui in Bicocca, che è André Bella, che è una filosofa bravissima. Ha pubblicato questi testi con Jan Haking con il titolo questo anno specifico di lezioni di Jan Haking, che sono su bulimia e autismo, per 420 di Macerata, mi pare. Il titolo è del libro è Plasmare persone, Making up people in inglese, Façonner personnes in francese. E Jan Haking dice una serie di cose interessantissime sull'autismo. In primo luogo, che voi sapete, si parla di spettro autistico, spettro, e lui dice che è scorretto, perché lo spettro, lui che è di formazione fisico, matematica, scienze dure, è una cosa che va da un punto a un altro, e mentre invece l'autismo non va dalla gravità all'assenza di compromissione cognitiva, ma una cosa molto più complicata a livello qualitativo. Come vi ho detto, ci sono i savant, ci sono autistici che non lo sono per niente, ci sono savant che sono intelligentissimi, ci sono savant che su qualunque altro livello della vita hanno dei grossissimi problemi. Vi ho detto che ho collaborato con un'associazione, ho parlato a convegni, ho tantissimi amici che sono a qualunque grado nello spettro autistico, non ne ho mai incontrati due uguali, e per cui Jan Haking dice non ha senso parlare di spettro, perché lo spettro è qualcosa di monodimensionale, lineare, e dice che un termine molto più pertinente per parlare di
autismo e parlare di manifold. Manifold è un termine matematico che sta a indicare differenza, ovvero una multidimensionalità qualitativa su uno spettro di piani, ad esempio. Lo spazio fisico euclideo è uno dei livelli, degli spazi possibili, ce ne sono infiniti a n dimensioni. E questo, un'idea di questo genere di infinita varietà è molto più corretta per individuare l'autismo. Questo è quello a cui si vuole far segno anche adesso, quando anziché parlare di autismo si parla di autismi al plurale, che però è una cosa molto più. Molto meno caratterizzata, insomma. Un'altra cosa che dice fondamentale rispetto all'autismo, Jan Hacking, è che l'autismo non è una catalogazione clinica, perché una catalogazione clinica ha un'eziologia, un percorso di vita previsto, un decorso della condizione e un esito e possibilmente una cura. L'autismo non ha eziologia, nel senso che adesso si cerca di. C'è stato un investimento fortissimo nella ricerca sull'eziologia genetica dell'autismo. Tutto quello che sono arrivati a dire è che è multifattoriale. Hanno cercato di individuare dei geni che sono correlati a stati autistici, di individuare delle tipologie, ma è comunque una cosa appunto multidimensionale e non è arrivata a individuare nessun gene dell'autismo. Ogni tanto negli anni da 20 anni che ne no, 15-16 anni che mi dedico all'autismo, ogni tanto compare l'articolo del giornale scoperto il gene dell'autismo. Ecco, i vaccini Oh possono. no, 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 oh no, mio non so perché te lo Dio. dico, no. No, Io ho una mia ex compagna di liceo che ha un figlio autistico e lei sì, no. sostiene. È la terza parte del libro. Vabbè, non volevo batti la domanda, però dato No, nel che senso che quello di fronte a è. quello io Sì, mi arrivo no, sempre ci arrivo perché è e dico: ah, io fondamentale, porto come dire. pure Sì, figlio. no, è la domanda, nel senso No, lei è che è la certo che domanda sia che chiama il quello, eh. discorso, però c'è un discorso all'interno della comunità che è abbastanza polarizzato, per cui è come se vai a domandare a un sordo. Che è un altro ambito, ah non vi ho parlato dei disabilities, adesso non so se riesco oggi, è un altro ambito settoriale dei disability studies, assolutamente interessantissimo, assolutamente particolare con una serie di autori molto molto radicali che si sono dedicati al discorso dei sordi in termini molto affermativi e radicali, e anche ideologicamente radicali, e parlare di autismo, di vaccini a un autistico. È come parlare di impianto cocleare a uno che si occupa di disability studies, nel senso che ti mangia, nel senso che i deaf studies, le persone che si occupano di deaf studies, sono assolutamente a favore del segno dei linguaggi, si considerano non disabili, ma minoranza linguistica, e considerano una forma riparativa esattamente come le metodiche riparative rispetto all'omosessualità, ad esempio, il fatto di fare gli impianti cocleari. Che sono degli impianti che fanno sentire anche chi non ci ha mai sentito dalla nascita. Ci sono persone sorde che hanno avuto l'impianto da bambini, che arrivano alla maggiore età, si fanno togliere l'impianto e entrano nella comunità di IF e si polarizzano radicalmente a livelli di radicalità che hanno niente a invidiare a quelli degli. Radicalismo islamico, nel senso che ci sono attivisti dei deep studies che hanno fatto attacchi alle cliniche dove si fanno impianti cocleari. E questo per dire che anche nel loro piccolo, quelli che si occupano di deep studies hanno le loro piccole bestie nere, e questa c'è una polarizzazione fortissima contro il discorso sull'autismo, perché nel momento in cui si fa valere come condizione ontologica l'autismo, e poi anche interessantissimo come storia di come è nato il discorso sul legame tra vaccini e autismo.
E per cui boh, ci arrivo dopo, per ora dico che non c'è nessuna correlazione tra vaccini e autismo, che per i genitori i vaccini sono la soluzione ideale, nel senso che tantissimi discorsi sull'autismo colpevolizzano i genitori. C'è il discorso storico di Bruno Bettelheim che dava la colpa alle madri frigorifero, idiozie evidentemente, ancora adesso non puoi parlare di psicanalisi ai genitori di autistici perché dicono io, le madri dicono io non sono un frigorifero, anzi senti sono caldina, e questo ha tranciato il discorso sulla psicogenesi dell'autismo, che evidentemente era campato in aria nel momento in cui c'è un portato tra le generazioni dell'autismo, evidentemente delle sintomatologie che ha il figlio probabilmente si trovavano anche nei genitori. Di fatto c'è una battuta che dice insanity is hereditary, you get it from your children, la follia è ereditaria, la eredita dai tuoi figli. E questo ha senso dell'autismo perché tantissimi genitori sono stati diagnosticati nello spettro autistico dopo che i loro figli più gravi di loro sono stati individuati, per cui il legame è quello. Poi appunto ci sono altre etiologie, adesso c'è una, viene stigmatizzato di meno come causa dell'autismo, viene considerata anche l'età dei genitori, dei padri. Padri anziani hanno più probabilità di generare dei figli con problematiche relazionali. L'ultimo figlio di Trump ha evidentemente, per poco che si è visto, 48 intorno, evidentemente dei tratti autistici. Anche Trump è colpa ai vaccini, non essendo una persona particolarmente intelligente. E tanti altri genitori trovano nei vaccini un'eziologia perfetta che li assolve. Poi sui vaccini e autismo è stata fatta una ricerca scientifica sterminata, non è mai stato ritrovato nessun legame diretto. I vaccini salvano tantissime vite e mia zia è morta di morbillo negli anni 30, per cui tutto sommato non è stato riscontrato. Può causare dei problemi, alcuni tipi di vaccino, evidentemente ci sono delle persone che partono già con delle problematiche per cui urgono cautele, però non è mai stato trovato a livello scientifico nessuna relazione tra autismo e vaccini, e questo si può affermare. Poi è interessantissimo perché Andrew Wakefield, cioè, ci sono degli autori che hanno scritto dei libri, uno è Michael Fitzgerald mi pare si chiami, o Fitzpatrick, un nome irlandese, ha scritto un libro esattamente su quello, un altro è Paul Offit, hanno scritto dei libri in cui percorrono la storia del legame tra vaccini e autismo. Sostanzialmente c'era un medico inglese che ha scritto un libro, un articolo che è stato pubblicato su The Lancet, in cui diceva che i vaccini causavano una patologia che si è inventato, che era la gastrite autistica, una cosa del genere, e dopo un po' di anni, dopo che sono stati incolpati di generare autismo e vaccini, dopo che una ricerca che è costata fondi sterminati, che se fossero stati spesi per migliorare la condizione delle persone autistiche sarebbero stati spesi infinitamente meglio perché non hanno portato a niente e hanno semplicemente escluso qualunque relazione tra vaccini e autismo. E dopo tutto questo è stato ritirato da The Lancet l'articolo, è stato questo medico Andrew Wakefield, è stato cacciato, gli è stato tolto la licenza di medico in Inghilterra, è andato a lavorare come medico privato in America e vende ancora cure farlocche per l'autismo, insomma sostanzialmente questa è la storia, da lì è nato il... Così come la criminalizzazione, c'è un altro, mi piace fare digressioni, poi mi perdo nelle digressioni, c'è un libro bellissimo di uno dei miei idoli che
si intitola, il titolo del libro Sesso solitario, e tratta la storia della masturbazione, sostanzialmente la patologizzazione della masturbazione parte dal 1712, quando un venditore di intrugli ha scritto un libro che si intitolava Onania, per vendere un suo intruglio per guarire qualunque malattia evidentemente causata dalla masturbazione. È stato preso tanto sul serio che nelle cartelle cliniche di San Servolo, l'eziologia di tante case di delirio e così via, era considerata e versato fino alla fine dell'Ottocento la masturbazione. Adesso, insomma, saremmo tutti al manicomio se fosse considerata veramente psicogenica. Questo per dire che una cosa farlocca genera a cascata delle ricadute imprevedibili, così come farlocca è stata la nascita della correlazione tra autismo e vaccini. Vengo a parlarvi un po' dei Critical Autism Studies e di come mi ci sono rapportato. Vi ho detto che appunto l'autismo non ha un'eziologia, adesso viene considerato uno dei discorsi egemoni rispetto all'eziologia dell'autismo, è quello dell'epigenetica, ovvero di come prendono espressione i geni in relazione all'ambiente. E questo è un discorso che si sta sviluppando negli ultimi anni, dopo che sono saltati tutti gli altri discorsi sulla genetica, sul gene dell'autismo, che era appunto il discorso giornalistico preferito sull'autismo. E quindi l'autismo non ha un'eziologia, ne ha tante, ogni caso di autismo può essere saltato fuori da qualcosa. Un mio amico lo mette in conto al fatto di aver avuto una febbre altissima in periodo post-natale, tante volte lo mettono in conto ai possibili perinatali, ci sono un'infinità di eziologie che hanno come ricaduta uno sviluppo neurologico divergente e che vengono considerate ciascuna in sé causa possibile, poi vai a sapere, di quello che poi prende un nome assolutamente generico di autismo. Non è una categoria clinica, oltre che per non avere una patologie, una eziologia, perché non ha un decorso uniforme. C'è un autistico inglese che ha scritto un libro che è stato tradotto anche in italiano, lui è un pakistano inglese che ha scritto un libro che si intitola Sending the Idiots, Fate entrare gli idioti, che è stato tradotto anche da Rizzoli in Italia, in cui racconta, è andato a recuperare, lui è diventato, era in un istituto e poi in una scuola speciale come autistico, e poi è diventato un giornalista perché evidentemente non aveva vincoli cognitivi e è riuscito a curare in qualche modo se stesso, è andato a vedere i suoi ex compagni di istituto che fine avevano fatto e tutti hanno avuto delle vite differenti. Uno era diventato l'assistente di un parlamentare, un altro era diventato drogato, un altro era diventato, era finito malissimo, si era suicidato. Comunque non si può dire quale sia l'evolversi di ho degli amici da 15 anni e sono cambiati tantissimo negli anni, sono venuti a patti, si sono creati una nicchia di esistenza e tutto sommato sono venuti a patti col mondo. Ho un carissimo amico che non ha parlato fino a 18 anni, adesso il problema è farlo smettere di parlare perché è una valanga, insomma. E niente, quindi non ha un decorso prevedibile e soprattutto non ha una cura. Il discorso sulla cura è fondamentale perché i genitori vogliono una cura e per cui c'è un investimento fortissimo sulle cure e sono per lo più assolutamente cure farlocche, come dicono gli inglesi, snake oil, olio di serpente, insomma, cioè ad esempio una delle cure che procede da un... è curiosissimo, come vi dicevo, dalla masturbazione che è saltata fuori da un venditore di cialtronate. C'è un
uno dei che negli anni 90 scriveva tantissimo sull'autismo, che è Daniel Baron Cohen, che era un cognitivista, psichiatra, che aveva detto, aveva trovato l'etiologia dell'autismo, diceva che era dovuto a un eccesso di testosterone. Testosterone che è un ormone dei maschietti, e per cui aveva detto che la caratteristica degli autisti, in modo politico nel senso, la caratteristica degli autistici è di essere hyper male, super maschi, appunto perché hanno tanto testosterone. È una cosa che può alzare le quotazioni in termini affettivi delle un po' come i nani degli autistici. Poi non c'è stata una verifica effettiva che avessero un eccesso di testosterone gli autistici, però c'è effettivamente la questione che il testosterone si lega ai metalli pesanti. Metalli pesanti. E allora l'autismo, visto che gli autistici hanno tanto testosterone, perché l'ha detto lo psicologo cognitivo, e il testosterone si lega ai metalli pesanti, gli autistici sono autistici perché hanno i metalli pesanti. Per cui, attraverso un procedimento che liberi il corpo dai metalli pesanti, il nostro bambino autistico diventerà un bellissimo bambino sano. Per cui hanno curato, e ne hanno anche ucciso qualcuno dei bambini, perché poi sono delle cure che hanno delle ricadute sul fisico pesantissime, ad esempio sul metabolismo del calcio, e con Lupron. Lupron è il farmaco che si usa per la castrazione chimica, perché abbassa il testosterone e toglie i metalli dal corpo. Assieme a questo Lupron che abbatte il testosterone vengono dati dei chelanti. Chelanti, le chele afferrano i metalli pesanti, sono delle molecole che afferrano i metalli pesanti e li tolgono dal corpo. Se non fosse che queste cure hanno degli effetti devastanti sul corpo dei bambini, ritardano la pubertà, hanno degli effetti anche che non sono prevedibili sullo sviluppo ormonale, neurologico e quant'altro del bambino. Questo è per dire di quali siano le eziologie, le metodologie di cura, lo snake oil. Un altro, c'è un medico italiano che è stato radiato da poco, che diceva che il problema, che l'autismo si cura perché è un problema di gastrointestinale. Questo qui era un gastroenterologo della polizia, che i genitori autistici vanno lì, lui gli fa un quarto per 500 euro, gli fa un quarto d'ora di visita, gli dà una dieta già protocollata, senza caseina e senza lattosio, perché dice lattosio e caseina sono quello che crea i problemi gastrointestinali ai bambini. Per cui se sono autistici è colpa vostra perché non gli fate la mia dieta. Per cui i genitori che sono disposti a credere a qualunque cosa per far guarire il bambino con autismo, c'è una partizione fondamentale rispetto al discorso sull'autismo, che è quello tra autistici e persone con autismo. Il discorso third person, che è quello persone con, è utile nel momento in cui serve per dire no, cazzo, sono disabile, ma sono dire persona disabile, finisce per relativizzare la disabilità e dire va bene, sono una persona, per cui sono prima una persona che si trova a vivere una condizione. Poi ha i suoi limiti il discorso first person. Ad esempio c'era una che lo criticava, che diceva è come dire maschio, persona con pisello, insomma. Va bene, però è un discorso limitato, in particolare limitato con l'autismo, perché il discorso first person finisce per, nel discorso dei genitori che vogliono guarire il loro bambino, finisce per essere bambino con autismo, ovvero c'è il mio bambino sano che è intrappolato dall'autismo, per cui devo fare tutto quello che posso per fare che diventi una persona senza autismo, e questo innesca tutte queste dinamiche. Per cui gli attivisti autistici, di cui vi parlerò tra poco, e pensavo di esserlo anch'io, adesso invece sono un amico sociale, assolutamente. La mia amica è stata radiata. Questo medico, sì, Montanari. No, ma la mia amica, la madre di questo ragazzo qui, è stata radiata dall'albo dei medici, comunque, l'ha scritto adesso. No, ma ha citato tutta una serie di professori a cui lui si fa affidamento, no, la promozione del libro. No,
fare affidamento, questi, i genitori vogliono assolutamente guarire il loro figlio, io ci credo, nel senso che se io avessi un figlio sarebbe, è sacrosanto, la psicologia del genitore non si può curare, nel senso che è una condizione, le condizioni non si curano. Se entrare nel discorso della dieta può essere, poi ci sono genitori che diventano dei veri credenti per cui fanno seguire per anni questa dieta, nel momento in cui qualcuno che non lo sa dà un biscottino al loro figlio, cadono nel panico e dicono mio figlio starà malissimo, poi il figlio va dalla nonna, si mangia i panini e non ha nessun problema. Non è stato verificata nessuna correlazione con tra vaccini e autismo, non è stata individuata nessuna correlazione tra diete e autismo, evidentemente se uno ce li ha, all'autismo sono correlate tante condizioni, tante comorbidità, talvolta anche psichiatriche, spesso anche fisiche e spesso anche gastrointestinali, però non sono automatiche. Questo medico Montanari che prescriveva a occhi chiusi la dieta per l'autismo era un cialtrone che cercava di spacciare una senza fare, uno va da un gastroenterologo, verifica se ha delle intolleranze alimentari il figlio, a quel punto viene incontro all'intolleranza, ma non c'è correlazione, al limite una comorbidità. Comunque vabbè, mi sembra più interessante parlare, oltre che al fatto che non c'è cura, e che non c'è teologia, appunto, non è. Per cui c'era Yanakin che diceva che cos'è l'autismo? È una diagnosi amministrativa. Diagnosi amministrativa, quindi non medica, nel senso che è medica, nel senso che la danno i medici, ma è amministrativa, nel senso che non dice niente sulla persona, se non che non corrisponde all'interazione in presenza secondo delle modalità attese dall'altro. È un po' il discorso del potere psichiatrico che facevi prima, per cui si nell'Ottocento sì, si faceva carico di fatto sì, semplicemente quello era, al manicomio ci finivano tutti, anche chi aveva problematiche psichiatriche, questo è specificamente in relazione alle problematiche relazionali che sono ad esempio lo sguardo, gli autistici, ci sono delle cose che per chi è autistico, per chi non è autistico vanno da sé, ad esempio nello sguardo passano tantissime cose. C'è un autore che è Erwin Goffman, di cui vi ho già parlato prima, che ho scritto un articolo su Goffman e l'autismo, anche se lui, anche se aveva tratti autistici abbastanza evidenti, se vi guardate la bibliografia, la sua bibliografia ha puntato per il 90% a problematiche nell'interazione in presenza. Goffman ha scritto due libri, uno è Asylum sulle istituzioni totali, libro bellissimo, l'altro era Stigma sulla disabilità, sulle identità negate, Spoiled Identities, e poi tutta una serie di libri, tutti gli altri libri che ha scritto studiano le modalità in cui le persone interagiscono in setting sociali e individua secondo me tutta una serie di punti che sono assolutamente critici per le persone autistiche, ovvero la gestione dello sguardo, la gestione dei rituali di compensazione, di riparazione nel momento in cui sostanzialmente qualunque interazione con una persona è sul punto di collassare in qualunque momento. Si sostiene attraverso tutta una serie di pratiche che sono quelle della socievolezza e di pratiche riparative nel momento in cui si dice la cosa sbagliata, però non si vuole urtare l'altro, allora si dice. Tutte queste cose riescono malissimo agli autistici a partire dall'interazione dello sguardo. E sostanzialmente chi fallisce su questi livelli di interazione viene considerato a qualche livello problematico, poi non è solo questo il livello dell'interazione in presenza, anche se quello fondamentale, per cui mi permetto di non parlare di... Sostanzialmente io in questo libro parlo di autismo in termini medici a partire dal... autismo Asperger a partire dal 43, per tutto quello che c'è prima, e l'ho preso alla larga perché sono partito dalla preistoria, e lo chiamo disabilità relazionale perché quello, l'autismo è qualcosa che è profondamente stato generato dal discorso medico, per cui le dirò, ma mi permetto di parlarne in termini di disabilità relazionali perché è a livello dell'interazione che si danno le problematiche.
Niente, nel primo capitolo contestualizzo questa cosa, come l'autismo sia una diagnosi amministrativa, però abbia la funzione di garantire a delle persone che vivono un orizzonte problematico nel mondo, di avere dei supporti, supporti scolastici, supporti sociali in senso ampio, sostanzialmente avere la 104. E a quel livello ha senso. L'iscrizione ha senso a livello di consapevolezza, e questo in particolare per l'Asperger. Vi ho detto che tantissime persone si sono individuate nello spettro autistico. Se andate a cercare i gruppi che si occupano di sindrome di Asperger su Facebook, ne trovate una pletora in qualunque lingua, e sono dei gruppi informali di auto mutuo aiuto in cui le persone si raccontano come vengono a capo di problematiche specifiche, raccontano la loro sensibilità, perché la sensibilità ipo o iper, ad esempio sensibilità tattica, acustica, sono sfalsate tante volte nelle persone con problematiche autistiche. Alle persone che hanno tutto questo spettro problematico, che si sentono dire fin da quando sono piccole, perché non riesci a comportarti da persona normale per una volta nella vita, come è capitato a me, una diagnosi è la certificazione. Una volta si dava tanto credito alla religione, adesso quello che ne ha preso il posto è il discorso medico. E per cui il discorso medico individua un orizzonte in cui ti puoi iscrivere e che ti assolve dall'essere come sei, e allora tantissime persone si sono riconosciute o hanno cercato la diagnosi a seguire di sindrome di Asperger, perché l'autismo grave è più facile da vedere. A quel punto, nell'autismo grave, il discrimine è quello dall'individuazione come ritardo mentale. E adesso tantissime si parla di epidemie di autismo, ma nessuno fa caso che pochissime persone adesso vengono individuate come nel ritardo mentale, perché il ritardo mentale non dava speranza, era una situazione da gestire, mentre invece per l'autismo si sono elaborate tutta una serie di metodiche educative, di supporti che per il ritardo non ci sono mai stati, insomma. Per l'autismo adatto funzionalmente, invece, c'è un'autrice di scienze sociali, antropologa, che ha fatto un'etnologia dell'autismo, che è diventata molto famosa nei Critical Autism Studies, che si intitola Orchestrating Voices, Orchestrare vo voci, e lei è Bagatelle, si fa di cognome, Nancy mi pare di nome, e è un testo molto famoso, e lei racconta, ha fatto l'etnografia, ovvero ha seguito per un caso singolare per mesi dalla diagnosi di sindrome di Asperger di una persona che prima era passata attraverso tutta una serie di altre diagnosi, che viveva stati depressivi per non avere una vita sociale, non riuscire a farsi, le cose così, da come è stata individuata la sindrome di Asperger, di come questo gli abbia risignificato l'esistenza, ovvero gli abbia dato un senso a tutta una serie di orizzonti problematici in cui lui si era venuto a trovare. E poi come, appunto, orchestrando le voci, che sono quelle del discorso medico, che sono quelle del discorso sociale, che sono quelle degli attivisti, che sono quelle di tutto l'orizzonte sociale, orchestrando queste voci viene a patto con il mondo, e tutto sommato è quello che è capitato a qualunque persona che si sia trovata iscritta o che sia stata iscritta in questo orizzonte dell'autismo ad alto funzionamento senza compromissione cognitiva, appunto. E questo per la prima parte. Poi, visto che sono di formazione filosofica, visto che era un dottorato e le tesi di dottorato devono essere pesanti, ho fatto tutta una serie di digressioni semiotico-filosofiche, da Alexander Meinong a Foucault, a Hacking, a Simone Don, a Bakhtin, appunto il discorso dialogico e così via, e se uno si legge questo libro se ne salti pari pari. E
arrivo al secondo capitolo che è quello che è interessato di più chi l'ha letto, e 20 pagine le spendo per individuare un discorso culturale affascinante e assolutamente a margine, che è quello sui changelings. Changelings sono i bambini scambiati nelle culle dalle fate. Lorna Wing vi ha detto prima che è quella che ha individuato la triade dell'autismo, che è la base della diagnostica dell'autismo, che è stata quella che ha riscoperto il lavoro di Hans Asperger. In un suo testo diceva che nella storia venivano individuati come, quelli che adesso vengono individuati come autistici, venivano individuati come changeling. La mitologia del changeling è che nasce un bambino e la madre si allontana dalla culla, arriva un nano, una fata, un coboldo, un'altra personalità di questo genere folcloristica, e dal folklore, e scambia un mostriciattolo che è suo figlio con il bel bambino che c'era prima. E si riconosce che questo mostriciattolo perché che è stato scambiato alle fate, perché è oppositivo, mangia tantissimo e parla, e poi si chiude nel suo mutismo assoluto. Poi c'erano dei meccanismi riparativi che consistevano nel mettere sul focolare dei cocci d'uovo a bollire. È un discorso che era nato negli discorsi orali del folklore europeo medievale, che sono stati codificati dalle fiabe, ci sono nelle fiabe di Grimm e altre fiabe coeve, e sostanzialmente si ritrova questa storia del bambino scambiato nella culla in qualunque. È una specie di archetipo. C'è un libro molto bello di un francese che ci ha fatto il dottorato, che si intitola Quand les démons les voyant les enfants, quando i demoni si portavano via i bambini, e che racconta appunto la storia dei changeling. Evidentemente io sono abbastanza critico su questa cosa, ma mi sembra interessante. Questo discorso sui changeling l'avevo fatto quando ho scritto, mi ero entusiasmato per i changeling. Quando trovo un discorso culturale che mi interessa, divento accanito e cerco di esaurirlo, e di fatto gli ho dato uno spazio che non meriterebbe in nessun altro ambito sull'autismo in questo libro. E ero andato a parlare, una volta mi hanno detto vieni a parlare in questo seminario, ho detto oh, posso parlare dei changeling, e boh. Io sono abbastanza sopra le righe, mi aspetto che dopo un po' che mi si ascolta, anche per una voce abbastanza monotona, ci si metta a fare altro. Invece avevo gli occhi puntati in modo inquietante, nel senso mi pendevano dalle mie labbra. Poi, finito tutto questo, ho detto va bene, è andata bene, tutti contentissimi. Ho scoperto che il 95% lavoravano in ostetricia in questa cosa, dove questo tema del bambino scambiato nella culla è un tema fortissimo, e per cui ho toccato delle corde che anche al di fuori dal discorso mitologico del changeling è un discorso forte, insomma, chi fa un figlio vuole che sia il proprio. Beh, ma no, guarda, scusa, Come? sono razionale, ma il fatto che tu assoggetti il fatto che tu abbia un figlio autistico con lo scambio nella culla, che dalla voglia di trovare un motivo, No, cioè, sì, nel senso che perché poi le dinamiche riparative che venivano consigliate nel corso lo tratto finivano in gran parte dei casi per portare alla morte del bambino, per cui veniva considerato da questa interpretazione scientifica, c'è anche in Baron Cohen e nella Wing, è un discorso scientifico che dice era un modo per liberarsi del bambino autistico al tempo. Perché appunto oltre al bollire cose c'era anche la pratica dell'esposizione, che c'era anche nell'antichità, che era portare il bambino nella selva, che era una sorta, per
quando nasceva mostro, perché la categoria del non conforme era quella del mostro, era restituirlo alla natura per fattare i conti con Dio in qualche modo. E anche questa storia del changeling va nella stessa direzione. E la Wing dice: questi ignoranti che non sapevano che c'era l'autismo di Kanner si erano inventati il changeling, una cosa un po' più complicata. La cosa è un po' più, anche più interessante in qualche modo. E oltre al changeling ho sviluppato un'analisi, vi ho detto che sono appassionato di storia della psichiatria, ho seguito da Pinel a... Oh mio Dio, mi restano 3 minuti e sono nella seconda parte. Ho seguito da Pinel fino alla contemporaneità il discorso medico-psichiatrico sull'autismo, sostanzialmente soprattutto nell'Ottocento, sono appassionato alla psichiatria dell'Ottocento, c'è tutta un'analisi di come il discorso si sia sviluppato da Pinel, in cui era una delle 4 categorie dell'eziologia, della nosografia pinelliana, gli altri erano delirio, malinconia e idiozia. Mania, delirio. E comunque vabbè, si è passati da queste 4 alle 1500 pagine di DSM, la psichiatria ha fatto passi, è proliferata insomma. E agli allievi di Pinel, ovvero Esquirol, e i suoi allievi di Esquirol, che hanno pubblicato tantissimo, sono andati a cercare su Gallica, idiozia, imbecillità, fino alla codificazione. Fino alla codificazione del discorso ottocentesco in un testo di Sollier, che era adesso è famoso soltanto per essere stato lo psicologo di Proust, e lui ha scritto un libro su idiozia e imbecillità, a seguire il discorso su idiozia e imbecillità si è perso a fine ottocento, con Binet che ha inventato i primi test di quantificazione dell'intelligenza, e il discorso sulla mente ha finito di essere qualitativo, come lo era quello sulle idiozie e imbecillità, per diventare quantitativo, ovvero serviva all'operaio massa, bisognava valutare quanto fosse atto a differenti lavori in fabbrica, per cui bisogna quantificare la sua intelligenza, quello che è importante è che sia intelligente, per cui nasce il ritardo mentale, e il discorso qualitativo riemerge negli anni 30. Ci sono dei libri interessantissimi di cui avrei interesse a parlarvi, ma non ce n'è più tempo, ad esempio Constructing Autism, che è uno dei testi che un testo di questa autrice finirà nel reader di cui vi ho detto per Erickson sui Critical Autism Studies, che dice, va a cercare con una sorta di genealogia del discorso autistico negli anni 30, ovvero salta fuori dal discorso ad esempio di Piaget sul bambino, la scoperta del bambino come oggetto della psicologia, l'individuazione dei tipi psicologici, pensate a Jung e al libro sui tipi psicologici, alla nascita della pedopsichiatria, che è appunto degli anni dell'inizio del secolo, l'attenzione. E secondo lei da tutto questo nasce l'attenzione che poi ha portato alla riscoperta dell'autismo e alla storia dell'autismo propriamente detto, come vi ho detto, con l'autismo inserito nel discorso psichiatrico. A questo punto, visto che è finito il tempo, concluderei. Mi ero ripromesso di lasciarvi tempo per domande, se c'è qualcosa che volete chiedermi sono lieto di rispondere. Se... No, dopo ti dico i nomi di quella della mia amica che mi ha dato i suoi seguaci. No, c'è una polarizzazione molto forte fra genitori, ad esempio, non so se avete visto in televisione Andrea Antonello, no? Sì. È uno che ha un figlio autistico, mi ha cominciato a far scrivere a Ervas, che è un giornalista, scrittore, un libro sul suo viaggio in motocicletta con suo figlio autistico. Sì, adesso hanno fatto il film e lui è una iattura assoluta, ha creato una... È una lettura assoluta perché dà credito a cose come la comunicazione facilitata, che è far scrivere i bambini, gli autistici col computer tenendogli la mano, e è molto più interessante se si deve leggere qualcosa di questo genere, leggere Pulce non c'è,
di Gaia Raineri, pubblicato da Einaudi, in cui racconta come la comunicazione facilitata, ovvero una persona che scrive con il dito di tuo figlio, perché di fatto poi questo è, aveva fatto scrivere alla bambina, ovvero al facilitatore, così si chiama, che il padre abusava sessualmente della figlia, il padre in galera, la figlia in istituzione, la famiglia devastata. Poi si è scoperto che in America erano successi decine di casi e che si è scoperto che è banalissimo fare un test, ovvero dare testi diversi da leggere all'autistico con cuffie e al facilitatore e vedere che quello che scrive è quello che ascolta il facilitatore, insomma. È tutto lì, insomma. E poi di fatto ci sono effettivamente, poi è un discorso molto più complicato per gli autistici che non sono molto compromessi, possono fare effettivamente un uso del computer. Conosco, se andate a vedere invece Federico De Rosa su Facebook, anche lui ha scritto dei libri e lo vedete che scrive delle cose da solo con il computer, un tasto, 20 secondi, un altro tasto, e lui è un autistico verbale e dice la prova che lo sa usare. E in questo testo parlo della comunicazione facilitata su cui marcio questo Antonello perché lo utilizzano gli areni, che sono gli ebrei ortodossi. Parto da un articolo scritto da un ebreo laico israeliano che critica ferocemente l'uso che gli ebrei ortodossi fanno della comunicazione facilitata per comunicare con Dio. La parte di questo capitoletto si intitola Comunicazione facilitata con Dio e sostanzialmente fanno dire al bambino autistico gravissimo che sta arrivando l'apocalisse di e cose così. Ma mi scusi, quindi è assolutamente infondata questa tecnica della comunicazione? Allora, era nata per far comunicare persone con tetraparesi spastica, con una condizione senza, con compromissione fisica che va dal quasi niente al gravissimo e tante volte impedisce la verbalizzazione. Però, ad esempio, c'è una persona molto molto brava che è uno dei testimonial della disabilità in Italia, che per me è un po' troppo cattolico, che è quello di Accaparlante, com'è che si chiama? Imprudente. Lui, Claudio Imprudente, che comunica con queste modalità di comunicazione aumentativa, ovvero punta con gli occhi delle lettere, e era nata per persone così, la comunicazione facilitata in Australia funzionava. Poi è stata portata sull'autismo e una mia amica che si occupa di disability studies, è una sorella autistica, la utilizza e dice che riesce a comunicare. Perché io ho una studentessa autistica grave che usa questa tecnica, cioè noi la facciamo, cioè lei è la facilitatore e usano questa tecnica. Io mi sono la questione è complessa. Come ti ho detto, nel senso che anche su questo io sono contrario all'eccesso di polarizzazione rispetto ai discorsi, nel senso che bisogna partire da quello che ho detto e ho cercato di ribadire a tutti i livelli parlando, nel senso che quando quello che dice Jan Hacking è, e lo dice pressoché in ogni testo che abbia scritto, ne ha scritti tanti, quando incontri un autistico conosci un autistico e non l'autismo, nel senso che ciascuno è caso a sé. E per cui vai a sapere se utilizzata con una persona che non ha compromissione, che ha una compromissione soltanto relazionale, può funzionare. Io ho delle cautele forti, consiglio a tutti di leggere il libro di Gaia Raineri, perché lei è una sorella, ha scritto il libro su sua sorella, sa di cosa si parla, sa quale devastazione può portare l'abuso di fiducia in delle tecniche che appunto si prestano ad essere tecniche di manipolazione, e per cui cautela, poi come vi ho detto, ciascuno è caso se può essere. E niente, potrei parlare per altre 15 ore, ma non c'è tempo. No, comunque posso. È un ambito.